Ma beh, diciamo che ho avuto modo in pochi allenamenti comunque di trovare del feeling, che quella è la cosa principale, sicuramente in un reparto difensivo dove bisogna collaborare tutti, quindi bisogna conoscersi. Sì. Devo dire che comunque è andata bene anche nonostante ci sia stato poco tempo, e questo è un buon segnale, comunque vuol dire che c'è solo da migliorarsi, quindi dai, è stato un buon inizio. Sì, vabbè, sono arrivato da poco e niente, cioè la prima partita a vincerla era importante perché comunque mette morale e ci fa capire un po' di che pasta siamo fatti e abbiamo affrontato al meglio la partita di Coppa e adesso niente, è stato un po' un inizio per affrontare al meglio il campionato. Sì, per un portiere soprattutto poi avere continuità nel giocare è una cosa fondamentale. L'anno scorso a Mantova ho giocato quasi tutta la stagione, poi mi è successo un piccolo infortunio che mi ha tenuto ai box per un po' di tempo e niente, questa stagione poi ho recuperato bene dall'infortunio, adesso inizia una nuova stagione e mi metto a disposizione del gruppo, della squadra, del mister per dare il mio aiuto. Ho citato Teramo perché comunque è sempre stata una piazza che mi ha affascinato, anche quando ero a Ternana che giocai qua contro il Teramo, è sempre stata una piazza che appunto mi ha colpito. Arrivare in un gruppo comunque con tanti ragazzi giovani è motivo di responsabilità perché comunque sai che devi cercare di insegnarli e comunque dare il proprio contributo, visto che comunque arrivo da un po' di anni che gioco, ecco. Allora, l'obiettivo è quello di migliorarsi allenamento dopo allenamento e cercare di focalizzarsi partita dopo partita. E quindi il prossimo obiettivo è l'allenamento di oggi pomeriggio e poi di sabato contro l'Entella, che è la prima di campionato. Poi a livello di ispirazioni come portiere, non ne ho uno proprio in particolare perché cerco di rubare un po' da tutti. Comunque, da quando ero piccolo c'era il mito di Buffon e sono cresciuto un po' con quello. Ecco. Si sa, il portiere a oggi si chiede molto di giocare coi piedi e si sa che quando sbaglia il portiere poi non c'è nessuno dietro che ti copre le spalle, quindi quelli sono i rischi calcolati che vanno messi in conto, perché comunque il portiere si prende rischi giocando coi piedi e quindi può capitare l'errore.